Un 2 giugno indubbiamente dal sapore diverso, questo del 2020. Allora abbiamo chiesto agli aretini a chi volessero dedicare questa festa della Repubblica. Ma penso al popolo italiano prima cosa, sinceramente. E poi a tutti noi che siamo un po' in difficoltà con il lavoro e tutto, via, insomma, a tutta questa situazione così purtroppo. Speriamo che passi presto. Agli agenti di turismo, perché lì sono un agente di turismo, dimenticati da tutti, anche prima lo eravamo, perché l'abusivismo del turismo è una piaga non di adesso, e adesso il governo proprio ci ha proprio dimenticati del tutto. A tutti quelli che lavorano onestamente, quello sicuramente sì, questo sì. Ma questo 2 giugno dedichiamolo a tutti i nostri concittadini che hanno fatto veramente cose bellissime in questi 2-3 mesi, e quindi hanno dimostrato un bel senso di civiltà, con sorpresa, con una bella sorpresa. Quindi speriamo che continuino e che vada tutto bene ovviamente per il futuro. A tutte le persone che soffrono e soprattutto a tutti i familiari delle persone che sono decedute, alcune non l'hanno potute nemmeno vedere, e quindi a tutti loro. Alle mamme, a tutte le mamme che anche in questo periodo prima di tutto non hanno potuto neanche stare accanto ai loro figli, perché sono morti anche dei figli, sono morte dei genitori, e poi a tutte le mamme che sono dovute stare anche a casa per seguire la famiglia, per seguire i figli che purtroppo sono a casa a causa di questa emergenza, essendo le scuole chiuse. All'Unità Nazionale. Ce n'è bisogno? Molto.